Dunque, un mese di stop per Luca Palmiero, lesione di primo grado al collaterale del ginocchio. Kraja squalificato, a Monopoli, Aloi, vertice basso, Giabua e Mora Mezzali. In difesa scontato il ritorno tra i titolari di Milani. In attacco il tridente Cuppone, Vergani, Colai. Col Taranto, che in trasferta aveva racimolato la miseria di un solo punto, terzo KO di fila. Pescara irriconoscibile e involuto. Soprattutto le solite preoccupanti macroscopiche disattenzioni nelle retrovie e l'incapacità di reagire. Il tema è ineludibile. 10 gol incassati nelle ultime 4 gare, 5 su palla inattiva, 6 di testa. Il dato è oggettivo, incontrovertibile. In difesa è subentrata un'insicurezza inspiegabile, eppure la solidità è stata sempre la peculiarità della squadra di Colombo. Questa volta nulla da salvare, neanche la prestazione, che pure era stata discreta a Francavilla Fontana, dove però gli errori del reparto arretrato avevano fatto la differenza. Va tuttavia ribadita una verità: sino alla vigilia del match con la corazzata a Catanzaro, il Pescara aveva ampiamente superato le aspettative. Lo 0-3 con i calabresi ha prodotto un contraccolpo, forse, ma non può essere l'unica spiegazione. Già nelle partite precedenti contro Gelbison, Messina e Turris si era manifestata una flessione probabilmente fisiologica, comunque mascherata dalle vittorie. Ora invece il calo sembra essersi trasformato in involuzione. È come se i biancazzurri avessero perso tutte quelle certezze faticosamente costruite nelle prime 14 giornate. Probabilmente hanno influito anche i troppi cambi di formazione, alcuni per necessità. A Torre del Greco, per esempio, erano indisponibili Plizzari, Crescenzi e De Sogus, più per scelta invece nelle ultime 3 gare, col Catanzaro 4, compreso il rientro di Plizzari, Giabua per Aloi, Lescano al posto di Vergani, soprattutto la novità Tupta in attacco. 3 contro la Virtus Francavilla, Crescenzi, Palmiero, Kraja mezzala, fuori Giabua, Delle Monache per Cuppone, entrato nella ripresa e autore del secondo gol, 4 col Taranto, in grosso per Boben, Aloi in luogo di Mora squalificato, davanti De Sogus e Cuppone al rientro tra i titolari. Il paradosso per Matteo Saccani, tra i migliori laterali dello scorso campionato con la maglia della Vis Pesaro, soltanto 110 minuti. In generale però la stagione resta molto positiva, ma da domenica prossima a Monopoli, ore 17:30, servirà una decisa reazione. Ora più che mai calma e sangue freddo.